Questi vanno non qui, ma sopra. Eh sì. Ah. Ecco, qua ci sono anche gli altri. Li sistemiamo qui per ora. Ecco. Si parla tanto in questi giorni questa proposta che serve ad aiutare la Chiesa, di 20.000 euro per gli sposi, per rifavorire i matrimoni che sono in calo. Sì, forse può essere anche utile un po'. In effetti sì, per chi, per quelle famiglie che magari non si sposano perché non c'hanno i soldi, o per qualcuno della grande filiera di tutto quello che gira attorno al matrimonio, 20.000 euro potrebbero essere utili per far ripartire queste cose. Però a me non sono molto convinto di questa idea. C'è qualcosa che non mi quadra bene. Ci devo pensare un po'. Vado ad apparecchiare intanto e ci penso. Dunque, questa sera saremo solo noi due. E quindi spegniamo anche, perché qua dicono che bisogna risparmiare. Ed ecco qui. E io sì, ecco. Mentre faccio le cose, io ripenso, ragiono. Allora, quello che non mi quadra di questa idea è che quando ci sono un matrimonio, ma non solo, quando c'è mio figlio e deve fare il battesimo, cioè non mio figlio perché non c'è un figlio, però insomma un ragazzo, un bambino deve fare il battesimo, le prime comunioni, le cresime, per quello che riguarda le cose di chiesa, poi ci sono tante altre cose, ma ci sono troppe convenzioni sociali, troppi obblighi sociali, per cui se tu non fai le cose in un certo modo, sei guardato male, sembri una persona che non è proprio... Secondo me questa idea, questa proposta di legge, favorisce troppo questi obblighi sociali riguardo al matrimonio. Invece tu, con 20.000 euro, davvero potresti fare tante cose, potresti aiutare le famiglie, giovani famiglie, per esempio, che devono comprarsi una nuova casa ad agevolare il loro mutuo. Potresti dare maggiore stabilità al lavoro delle giovani famiglie, oppure degli strumenti che gli permettono di guardare con fiducia l'idea di avere dei figli. Tante cose di questo genere forse sono più utili ai fini di aiutare le persone a sposarsi, più che dargli soldi per la celebrazione del matrimonio, per la loro festa. Almeno a me penso così. Perché non deve essere una società di obblighi sociali la nostra, deve essere una società che magari più liberamente permette a tutti di far festa come si vuole, ma che a tutti garantisce invece di avere ciò che davvero serve per vivere una vita degna da cittadino autentico. Insomma, a me pare così. Poi, non so, tu che ne pensi?